scelta di questo cambio musicale, il cambio di genere musicale, è stata fortemente voluta da me per arrivare molto più velocemente alle nuove generazioni, soprattutto a quel pubblico di adolescenti che ascoltano un certo genere di musica. La cosa importante è che raggiungendo i giovani, quindi i ragazzi che sono il futuro di domani, e tra l'altro sono quelli anche che riescono a divulgare un po' anche con tutta la tecnologia di oggi così velocemente la musica, quindi attraverso questo mezzo sarà molto importante e molto più efficace riuscire a divulgare il più possibile il messaggio dell'Evangelo, quindi il messaggio di Gesù. Sicuramente la scelta di questo tipo di lavoro è stata una scelta particolarmente indovinata. Si è lavorato fondamentalmente agli arrangiamenti, alla scelta dei brani, delle canzoni in tre persone. Molto importante è stata la figura di fonico, come anche di coarrangiatore, di Emanuele Randini. Molto importante quella di Emanuele Di Cendrino, che si è occupato un po' di tutta l'imbastitura degli arrangiamenti, ma soprattutto dei pianoforti e quello che riguardava anche le registrazioni degli Hammond e dei vari suoni, e anche una grossissima parte l'ha fatta Luca Di Gioia nella direzione e nella scrittura di tutti gli archi. La scelta di uscire con l'etichetta Moebius è stata una scelta innanzitutto molto ponderata e molto importante per me, sicuramente perché credo fortemente nel lavoro di chi ci sta dietro, in questo caso Emanuele Landini. Credo nella sua visione della musica, nel suo modo di fare musica e nella profondità proprio di quello che ho potuto conoscere in tutti questi mesi, in tutte le giornate così passate insieme, la profondità che c'era nel suo cuore e l'intensità che lui stesso ci ha messo mentre registravamo tutte le voci e spingeva me a esprimere più fortemente possibile dei concetti così importanti come quello della fede, come quello che Gesù rappresenta e può rappresentare nella vita delle persone. Vi aspetto tutti il 7 dicembre a Milano per la presentazione ufficiale del nuovo disco Sempre Sarai. Bollate, via 24 maggio numero 6, e contemporaneamente ci sarà l'uscita del videoclip di una delle canzoni più importanti per me di questo disco, e contemporaneamente anche l'uscita in iTunes e nei vari strumenti digitali. Vi ringrazio e Dio vi benedica.